Il meeting dell'Unione Scatti d'autore a Corigliano, la 12ª edizione del Festival della Fotografia, artisti di fama internazionale raccontano il territorio tra sperimentazioni e linguaggi innovativi. E ora parliamo di fotografia, del Festival Corigliano Calabro Fotografia, giunto alla 12ª edizione. Quest'anno il compito di leggere e raccontare il territorio è stato affidato al fotoreporter Francesco Zizzola, che ha scelto uomini e gesti della marineria di Schiavonea. Il servizio è di Antonio Liotta. Volti di pescatori segnati da solchi profondi, reti e barche che parlano del rapporto millenario tra l'uomo e il mare. Ha scelto Schiavonea Francesco Zizzola per i suoi scatti in mostra al Festival della Fotografia di Corigliano. È il fotoreporter romano l'autore di punta di questa 12ª edizione, lui che con il suo obiettivo ha raccontato 25 anni di crisi e conflitti nel mondo, ricevendo per 9 volte i riconoscimenti del prestigioso World Press Photo. Uno sguardo critico il suo sul mare come fonte di vita, ma anche sulla natura che si ribella allo sfruttamento senza limiti da parte dell'uomo. La natura ha bisogno di tempi che non sono i tempi della nostra economia, che non sono i tempi della nostra avidità. Sarebbe in grado ancora di rispondere con generosità, ma noi dovremmo rispettarla di più. Io ho iniziato qui a Corigliano, a Schiavonea nello specifico, con la marineria di Schiavonea, proprio perché questi pescatori, tra l'altro, sono sensibili, sono le prime sentinelle di un problema che è globale. Tra le fotografie in mostra nel Castello Ducale, anche quelle di scena del calabrese Tommaso Lepera, uno spaccato del teatro italiano degli ultimi 50 anni, visto in presa diretta. E poi le foto opposte di Luca Abete ed Elena Givone, una forma inedita di narrazione fotografica, nata quasi per gioco, lo stesso luogo, nello stesso istante, ma visto da punti di vista diversi. Una delle tante sperimentazioni in mostra a Corigliano. C'è un'altra mostra realizzata da Carlotta Bertelli e Gian Leonardo Wallert, che è una mostra molto particolare, realizzata al buio, illuminando i soggetti, i luoghi con delle torce. Poi Portofoglio Italia, che è un'altra rassegna nella rassegna, nel senso che sono tanti i fotografi provenienti da mezza Italia, soprattutto dal sud ovviamente, e praticamente fanno visionare le loro opere a critici e fotografi di fama nazionale, e quindi per dare poi degli input a questi vari studenti per proseguire nell'attività fotografica, dando dei giusti suggerimenti.